Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Iris e oggi vi mostro la mia morning routine. Nello scorso video appunto vi ho mostrato la mia night routine estiva, mentre oggi vi mostrerò la mia mattinata, diciamo che ogni mattina cambia, però comunque insomma vedrete nel corso del video, vi dirò. Ecco. Incominciamo subito, mi sono appena svegliata, infatti sono ancora col pigiama. E mi lavo la faccia, gli occhi, insomma così, e sistemiamo la camera. Allora, come prima cosa apriamo le finestre, lasciamo un po' arieggiare e dopo verrò a fare il letto. Siamo in cucina e come ogni mattina la prima cosa che faccio è bere un bicchiere d'acqua e dopodiché scelgo la colazione. Allora, oggi mi sa che berrò un succo, cioè tipo una specie di succo al mango e ananas proteico con una specie di briochina plum cake, anche quella lì tipo integrale, una roba del genere, alla carota. Se no, diciamo che ogni mattina cambio e molte volte mi faccio yogurt, frutta e varia granola, insomma. E questo. Allora, è la prima volta che lo prendo, è questo qua, appunto al mango e curcuma, non ananas, ho sbagliato io prima. E adesso lo assaggio. Buono, piccole merende meglio di questa qua. Ok, ho finito di fare colazione, adesso mi lavo i denti, dopodiché sistemiamo la camera e mi vesto. Appunto, stamattina dovevamo andare a fare un giretto con la Kira, ovvero il nostro cane, solamente che c'è troppo caldo e sia per noi, ma comunque più che altro per i cani, non fa bene andare fuori quando ci sono le ore più calde. Uno perché muoiono di caldo e due per l'asfalto alle zampe, perché appunto è bollente. Quindi niente, giretto, adesso non so cosa faremo questa mattina, ma credo che staremo un po' appunto con il nostro cane qua in casa, ovviamente a giocare un po' così. E dopo dipende dall'ora che si fa, vediamo cosa fare, insomma. Comunque ora farò un po' di skincare e visto che ho cambiato dei prodotti, adesso vi farò vedere tutti i prodotti. Perché appunto la night routine, oggi è giovedì che sto registrando e la night routine ve lo sto mettendo, cioè ve la sto postando. Se riesci a caricare il video, ve la sto mettendo oggi. E appunto l'ho registrata un po' di tempo fa e ora ho cambiato tutti i prodotti della mia skincare, quindi ve li volevo far vedere e anche dire che li approvo tutti quanti veramente. Tanto, allora incominciamo con l'acqua micellare, questa qua di Clinians, che anche questa è 3 in 1, invece l'altra che usavo di Vrocera più fasica e mi sto trovando molto 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 bene anche con questa. E
ovviamente non ero truccata perché prima di andare a dormire mi strucco sempre, faccio la skincare. Però, ok, sciacquo il viso e dopo andiamo a mettere il gel detergente. Allora, come gel detergente ho preso questo qua, sempre di Clinias, stessa marca, che è un gel detergente rinfrescanti, è un detergente quotidiano, rimuove il trucco, l'impurità e rinfresca, all'aloe vera. E devo dire che mi sto trovando molto molto bene. È di questo colore blu, molto molto carino. L'odore è molto, cioè, normale, molto piacevole, diciamo. Quindi va molto molto bene. E appunto rinfresca molto il viso. Come sempre, se guardo da sopra è per lo specchio. Ok, lasciamo in posa per un paio di minuti e dopo andiamo a fare una maschera per i punti neri. Ok, sono passati un paio di minuti, ho già sciacquato il detergente e ora faremo questo, la maschera per i punti neri sul naso. La dobbiamo lasciare in posa per 15 minuti. Ok, la lasceremo in posa per 15 minuti e dopodiché andremo a mettere questa crema qua, che anche questa è da un po' che la uso e diciamo che è molto buona, però è un po' tanto, cioè ne devi mettere veramente poca, sennò è veramente tanto appiccicosa, ecco. Però vabbè, quando la finisco ovviamente ne comprerò altre, perché mi piace molto provare diversi prodotti, cose così. E questo. Nel mentre vado a fare il letto e a cambiarmi. Allora, ho deciso l'outfit, ovvero metterò questi pantaloncini neri molto semplici per stare in casa e sopra un toppettino nero molto molto semplice. Perfetto, adesso sistemo il letto e basta. Allora, letto sistemato e pure un po' la camera. Sono passati 15 minuti, quindi togliamo. Non ce la fa. Sembra che ha funzionato, io li uso sempre questi qua e devo dire che secondo me funzionano molto. Detto ciò, andiamo a mettere questa crema. Ne metto veramente poca, appunto per quello che vi ho detto prima.
Ok, adesso mettiamo un po' di burro cacao, questo qua, e abbiamo finito. Comunque, sono quasi le due in tutto ciò, e noi ci siamo svegliati circa per le 10. Abbiamo fatto colazione, appunto abbiamo fatto entrare un po' la chiesa, dopo ci siamo messi un po' a riposare, e dopodiché abbiamo preparato tutto il materiale per la scuola, sia io che mia sorella, solo che ovviamente il mio materiale lo vedrete in un video back to school, quindi insomma arriverà tra un po', e quindi è per quello che non vi ho ripreso. Appunto sono quasi le 2, quindi mi sa che ora vedremo cosa fare da mangiare. Allora, per pranzo ci siamo fatte questa piadina, io integrale, metà con solo prosciutto cotto e metà con prosciutto cotto e insalata. Perfetto, abbiamo finito di pranzare, come vi ho fatto vedere. Ora è praticamente, sono quasi le 3 e oggi pomeriggio mi allenerò e poi verso sera credo che, insomma, preparerò da mangiare e dopo stasera uscirò a fare un giretto qua dove abito io con i miei amici, ma insomma tutto tranquillo, ecco. Però diciamo che la mia mattinata insomma è così. Ovviamente molte volte cambia, facciamo diverse cose, però in generale più o meno così. E spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, un commento, e se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Che noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!